finalmente dopo 2 anni si riprende e dopo una lunga sosta dovuta al Covid riprendono le attività fieristiche ed Helios c'è, è presente per presentare quelli che sono i nuovi prodotti, la nuova linea Giotto. Per 2 anni l'azienda è stata troppo assente da queste manifestazioni a causa Covid. È stata una rinascita, venire qui e incontrare tanti colleghi, tanti operatori che come noi hanno deciso di investire in questo settore è stato veramente interessante. Per quanto riguarda invece la partecipazione di pubblico, c'è tantissima gente, tantissimi operatori del settore, tutti interessati a questo particolare settore, dovuti soprattutto alla presenza dei tanti incentivi che favoriscono l'acquisto e l'installazione di macchine a biomassa. La Helios è perfettamente in linea a quelle che sono le tendenze di mercato, infatti tutti i prodotti sono certificati 5 stelle, ricordiamo la linea Giotto, sia di termocamino, sia legna che policombustibile, che possono beneficiare di tutti gli incentivi fiscali, quindi conto termico e detrazioni fiscali. Per quanto riguarda il settore, vedo che c'è sempre presente un interesse abbastanza marcato del pellet, della legna, quindi combustibili che credo che non passeranno mai di moda. Certo, c'è sempre la ricerca di prodotti efficienti a livello di resa, ma soprattutto di inquinamento, quindi si va allo studio di prodotti che abbiano sempre un impatto ambientale sempre più basso. Novità in fiera, quindi, sono sempre legate un po' a quelle che sono le emissioni. Per quelle che sono oggi le emissioni a cui fare da riferimento, minime. Buonasera ai telespettatori di Sport Channel, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Extra Time. Buonasera Carmine. Buonasera Maria, buonasera a tutti. 84esimo circa al Partenio Lombardi, il punteggio è fermo sullo 0-0 tra Avellino e Monopoli. Le due squadre, almeno in questo finale di gara, si stanno affrontando a viso aperto, occasioni da una parte e dall'altra, due legni per i biancoverdi che hanno fatto due cambi, hanno schierato in qualche modo i pezzi pesanti lì davanti con Trotta e Murano, che hanno sostituito rispettivamente Di Gaudio e Russo. Ci sarà molto di cui parlare quando terminerà questa gara, perché anche le scelte di Astelli oggi sono state sorprendenti in qualche modo. Esclusione di Pane a causa di problemi fisici, ha avuto un problema di rifinitura muscolare. Non c'è Federico Moretti al centro della difesa, crediamo per scelta tecnica, ma ovviamente approfondiremo dopo con il tecnico. Intanto Lupi ancora in avanti. Carmine, insomma, sta maturando uno 0-0 che non ci aspettavamo, anche perché questa era una partita che dal punto di vista emozionale aveva un significato in più. Sì, una partita che l'Avellino sta giocando con la maglia nera per ricordare 3 persone che sono scomparse. Qui vediamo l'omaggio per Roberto Bembola e Stefano Landolfi, e poi l'amico Cesare Ventre, per il quale è stato deposto un fascio di fiori in tribuna stampa dove egli solitamente seguiva l'Avellino. Quindi una domenica un po' triste sotto questo aspetto, e ci si aspettava qualcosa in più sul campo proprio per onorare la memoria di queste 3 persone che sono venute a mancare.
Abbiamo visto in tribuna stampa anche Giovanni, il fratello di Cesare, era lì presente per accogliere il saluto e l'abbraccio di tutta la stampa avellinese e non solo, nel ricordo di Cesare. Noi ne abbiamo ampiamente parlato in questi giorni, ovviamente lo facciamo anche oggi, ci uniamo al dolore della famiglia Ventre e ovviamente quella tribuna stampa e quella sala stampa vivranno sempre con le parole e con le domande acute di Cesare. Intanto c'è stato, come diceva Carmine, il ricordo anche di Roberto Bembo e di Stefano Landolfi, questo è lo striscione esposto dalla curva sud. Insomma, sono state veramente giornate terribili per queste famiglie e anche per tutto il popolo biancoverde che insomma, ha partecipato attivamente in maniera molto profonda a queste tre tragedie, tutte morti inaspettate. Allora, torniamo al campo, siamo ancora fermi sullo 0-0, partita piuttosto combattuta in queste fasi, ma io direi di andare al Partenio mentre il Monopoli è in avanti, pericolo scampato, c'è un calcio d'angolo. Andiamo al Partenio dal nostro Alfonso Marrazzo che è in attesa di qualche tifoso. Ciao Alfonso. Buonasera Maria, buonasera Carmine, buonasera amici di Extra Time. Sì, lo 0-0 che stiamo durando al Partenio tra alti e bassi. Primo tempo un po' con il freno a mano tirato, seconda frazione dove Vettorel è stato il migliore in campo in casa Monopoli. Poi la Lavrina ha rischiato anche qualcosina, adesso è stato decretato il recupero, saranno 4 minuti appunto dell'extra time in campo. Hai detto bene Maria, momenti toccanti prima della partita per ricordare le scomparse di Stefano, di Roberto e soprattutto di Cesare Ventre, amico e collega che abbiamo avuto anche a extra time quando giocammo a porte chiuse con il Giuliano. Ci fu appunto il suo commento insieme a noi post partita. Dunque Cesare e Roberto e Stefano dall'alto hanno spinto l'Avellino, però Vettorel è volato davvero in cielo in due circostanze e ha bloccato prima Casarina e poi Gambale. Sì Maria, qui stanno già i tifosi andando via, lasciando gli spalti per anticiparsi, per evitare il traffico. Presenza al Partenio Lombardi importante, nonostante il freddo, oltre 3.000 gli spettatori, la curva ha fatto un gran tifo oggi, sta mancando attualmente solo la vittoria. E io Maria ti restituisco la linea e poi aspetto qualche tifoso che come sempre a caldo ci darà la sua. Allora Carmine, che cosa è successo nei minuti non collegati? C'è stata un'occasione, insomma stiamo un po' guardando con un occhio il nostro piccolo riquadro che ci porta al Partenio. E allora cominciamo dalle scelte di Rastelli, nuovamente Di Gaudi in campo, circa 80 minuti giocati dal cacciatore biancoverde, c'è Russo, c'è... ha dato il cambio a Trotta proprio pochi minuti fa. Intanto una nuova azione pericolosa dei biancoverdi, sono andati nuovamente vicini al gol, purtroppo non è andata in rete la palla. Allora, dicevo, non c'era Moretti, questa triade d'attacco particolare, Russo, Gambale e Di Gaudio. Cosa succede lì davanti? C'è scelta, ma c'è anche questo caso Trotta. Le parole di Massimo Rastelli, che in qualche modo, come diceva Marco nel collegamento di ieri, sembravano rivolte proprio al giocatore, cioè non c'è nessun problema di ruolo tecnico, Trotta deve giocare da Trotta. Beh, è ovvio, insomma, sono giocatori che hanno il nome, Trotta, Di Gaudio, lo stesso Murano, però devono dimostrare le loro qualità sul campo. E finora, insomma, con la maglia dell'Avellino, in questo nuovo ritorno di Trotta abbiamo visto molto poco, pochissimo dagli altri. È chiaro che li abbiamo aspettati a lungo in questa stagione e per Murano e Di Gaudio non è solo il discorso legato a quest'anno, ma insomma andiamo oltre. La pazienza è un po' finita, anche se ci auguriamo sempre di poterli recuperare questi giocatori. Il problema vero è che sul mercato non si muove niente. Le tue ambizioni si misurano con le operazioni che si portano a termine nell'immediato. Io torno a dire il concetto dell'altra volta, insomma una società che ha ambizioni si fa trovare pronta alla ripartenza già con gli acquisti abili e arruolabili. Invece siamo ancora qui aspettando forse gli ultimi giorni di mercato e a penare insomma per problemi abbastanza evidenti lì davanti, perché manca
il giocatore che la butta dentro, per essere proprio pratici in quello, nel nostro concetto che andiamo ad esprimere. Ci sarebbe da dire su questa partita anche della sfortuna, ma sarebbe un alibi troppo grosso da andare a rispolverare per cercare di in qualche modo giustificare questo pareggio, perché dall'altra parte bisogna riconoscere che il Monopoli si è divorato 3-4 palle gol notevoli, soprattutto con Starita nel finale. Però, sai, magari se la vinci anche con un tocco sporco sei sempre contento, però manca quel guizzo. Vedo negli ultimi metri una squadra poco cattiva, perché poi queste continue alternanze lì davanti forse spengono anche l'entusiasmo di alcuni giocatori, ammesso che ci sia. È ovvio che l'allenatore le deve provare tutte, lui valuta il lavoro che si fa in tutta la settimana, però io vedo alcuni giocatori, proprio Trotta due volte l'ho visto correre con il pallone alle spalle, non si è accorto della traiettoria, quindi lo so, in questo momento non mi sembra che lì davanti l'Avellino sia messo proprio benissimo, al di là della sfortuna, se vogliamo invocarla oggi. Allora, credo e temo che in questa puntata si parlerà molto anche di mercato, perché le questioni del campo incrociano gioco forza anche quelle extra calcistiche che riguardano ovviamente le operazioni di mercato. Andiamo da Alfonso, al Partenio Lombardi. Alfonso? Sì, Maria, perché siamo con Nicola D'Amelito. Nicola, vieni un po' più indietro. Allora Nicola, l'Avellino non convince, passo falso con il Monopoli, si è abbastanza arrabbiato. Sicuramente, perché dopo quei 4 anni sono tornato allo stadio. Dopo 4 anni oggi? Sì, dopo 4 anni, anche perché io sono stato un vecchio tifoso dell'Avellino. Ai tempi di Mario Dell'Anno, Franco Iannucci, Ciro Picone. Però da Melito sono 50 chilometri, quindi... Sì, ma noi venivamo in tanti da Melito, invece siamo rimasti io. Oggi? Padre, ok, dagli padri in figlio, quindi sì, Melito sì. Ha perso tutti i tifosi, se ne faccio solo voi. Sicuramente, perché non vedo le chiavi di una volta. Invece vostro figlio vuole dire qualcosa in diretta. Adesso passiamo anche al figlio. Come ti chiami? Antonio. Allora Antonio, l'Avellino non convince assolutamente. Primo manca... anche sfortuna però. Sfortuna poca, però manca l'attaccante, manca il vero 9, manca il Castaldo della situazione. Questo è il tutto. Grazie. Okay. Grazie, grazie a voi Maria. Dunque manca il Castaldo della situazione per i tifosi di Melito. Se riesco a chiappare a qualche altro tifoso. Ragazzi, siamo in diretta. Qualcuno vuole intervenire? Qualcuno vuole parlare in diretta, ragazzi? Siamo in diretta. Alfonso. Volete dire qualcosa? Niente, Maria. Mi riprendo la linea, non ti preoccupare, cerca con tranquillità di trovare qualche altro interlocutore. Intanto noi andiamo sui social. I giudizi sono piuttosto impietosi, perché Ciro Accardo inaugura con una vergogna: Trotta per Marcello, l'Avellino è solo un bancomat. Alfonso Basso, spettacolo degno di una società scandalosa, un DS incompetente, un allenatore complice con le sue sostituzioni scellerate. Andiamo su YouTube. Steve Idol dice: i limiti sono gli errori di mercato dell'anno scorso, Murano, Di Gaudio, ancora da aspettare questi due pacchi, poi Rizzo e D'Angelo, ma siamo sicuri che ne sia valsa la pena. Anche oggi troveremo l'alibi della sfortuna del palo e della traversa, la verità e che siamo questi. E poi ancora Luca Procopio: i fischi sono il minimo, quasi 30 punti dal Catanzaro. E poi Luigi Franco Zarrilli: l'unica cosa positiva di questa partita è il ritorno di Gaudio a tempo pieno. Giampiero Giordano: il centrocampo e l'attacco non esiste proprio. Allora fermiamoci qui, perché a proposito di centrocampo e di mercato andiamo prima ad Alfonso. Alfonso, a te. Ciao. Sì Maria, sono con Carmine. Allora l'amarezza è tanta, veramente i tifosi sono arrabbiatissimi. Sì, già da Agropoli ero nervoso, oggi è veramente una delusione, perché noi non meritiamo questo scempio, onestamente, non senza un tiro in porto, meritavamo anche di perdere. Io però anche stato... per la sfortuna il secondo tempo, il partito ha fatto 2 miracoli clamorosi. E anche per loro però. Giusto, anche per loro. Anche per loro. Io onestamente, oltre l'attaccante, cioè, bisogna fare qualcosa. Io sono stato sempre pro società, però onestamente mi sono scocciato. Vado in casa e fuori casa, faccio io i sacrifici e vabbè, la curva... Oggi poi, è esemplare, oggi è un bel tifo. Ma anche ad Agropoli, noi tifosi siamo presenti, però la società ci deve accontentare. E oggi Rastelli, sì, ma anche oggi Rastelli l'ha dimostrato mettendo a Canutelli. Noi non segniamo nemmeno con le mani,
L'Avellino non merita questa cosa, onestamente. Il centravanti che va assolutamente preso prima di domenica. Ma assolutamente, penso che anche Rastella ha fatto capire, assolutamente, mettendo anche in difficoltà, mettendo Canute in prima punta, ti fa capire che anche lui vuole l'attaccante. Esperimento prima punta, però è andato bene con il Pescara, poi oggi invece non è andata male. No, sì, però Maria, qui l'amarezza dei tifosi torna davvero a farsi prepotente. Carmine, l'ultima domanda, domenica a Messina, l'Avellino costretto ormai a fare un pilotto per guardare i playoff perché le altre stanno scappando, Cerignola fa punti, il Giuliano fa punti, il Piceno fa punti, adesso tocca anche l'Avellino. Vabbè, diciamo che noi dobbiamo puntare ai playoff, quindi adesso, anche se non serve preparare i playoff, ma per l'anno prossimo, perché questa squadra non, assolutamente non può lottare per vincere, dobbiamo essere onesti. Grazie. Arrivederci, arrivederci. Ma per chi vuole venire, Carmine, Mario, tu, i bambini, però devi venire in favore di camera, siete un po' piccolini qua, dovete allontanarvi un po'. Allora aspettare Maria che abbassa un po' la telecamera per i bambini. Venite qua, venite avanti. Venite avanti, qua, qua. Allora, più dietro, cosa vogliamo dire? Deve giocare meglio perché oggi abbiamo fatto un errore. Comunque sempre forse è la voce dei bambini, la voce dell'innocenza. Grazie. Mario invece, Mario l'Avellino stecca ancora in casa, però ottavo risultato di fila, almeno questo o no? O non serve neanche questo? Io lo salvo l'ottavo di fila, però non serve, per i playoff ci vuole ben altro. E non solo la punta, secondo me, ci vuole anche un terzino che rizza, comunque non è un terzino, è un adattato. E fa degli errori madornali. È vero che oggi siamo... In fase di attacco però oggi non male. In fase di attacco è bravo, però non sa difendere, non è colpa sua. Io dico al presidente e al direttore sportivo che il presidente dice che non è problema di soldi, però secondo me servono almeno altri tre calciatori, almeno altri tre, è vero, non so se hanno preso Cori. Sì, sì. Servono secondo me due punte e un terzino sicuramente al posto di... Se no questa è la squadra, va bene così, quest'anno sta andando tutto male. Speriamo che se prenda... che prenderanno 3-4 elementi di qualità e andremo i playoff ci rigiriamo, però vedete che le altre squadre fanno punti dietro di noi, esatto. Quindi stanno andando via e quando li prendiamo? Grazie. Buona serata. Grazie Mario. Maria, aspetta, lasciami la linea perché sono tanti tifosi, la famiglia Venezia è arrivata, aspettavo Isabella Emilio. Comunque volevo fare un saluto al capitano del 2011, a suo padre, un bacione a loro due. Isabella, l'Avellino non vince, no, ma non convince nemmeno. Niente, Maria, intanto qui due partite, due punti, cioè non commento. Contro poi avversari sulla carta alla portata. Sì, sì, veramente, veramente, proprio sta deludendo parecchio. Quindi Isabella è appunto delusa, come sono delusi tanti tifosi che sono qui, Maria, alle mie spalle, che vogliono parlare un po' tutti questa sera, fa freddo, quindi anche i sacrifici poi non vengono ripagati. Non vengono ripagati per niente, zero, veramente zero. Quindi ci vediamo domenica a casa Venezia per Extra Time. Sì, ci vediamo domenica, grazie. Alla mia Venezia c'è anche Maria Nicola da San Tommaso, un mio amico che vuole parlare. Nicola, vieni e poi posso parlare anche te. Allora Nicola, l'Avellino purtroppo stecca la passione che non muore mai di padre in figlio, però... Stecca, D'Agostino devi capire che serve un attaccante subito, subito, un attaccante da almeno che il girone di ritorno fa i 15 gol, 12 gol. Sennò... Non sta manco in Champions un attaccante del genere, cioè costa tanti soldi. Costa e D'Agostino ha da cacciare i soldi, sennò non facciamo niente. Vediamo se riesco a acchiappare anche il figlio di Nicola Maria. Siamo un po' più lontanucci, però sei un po' piccolino, non entri in camera, se lo prendi in braccio Nicola, così lo faccio vedere. Maria, ecco qua, i due tifosissimi biancoverdi, almeno diciamo un Forza Lupi insieme. Forza Lupi. Grazie. Quest'anno è stare una merda. Lo si dice, però la voce... Maria, l'ultimo collegamento ce l'ho con il mio amico che ci conosciamo con il Messina, giusto, esatto. Se non sbaglio. Alla vittoria con il Messina, no, l'Avellino ormai però è una delusione continua quest'anno. Sì, ma ormai mi scoccio anche di commentare, dico, ho vergogna di far cognome D'Agostino, però ho vergogna. Ma cognome D'Agostino? Sì. Ah, quindi Maria non è un... ma sei parente a D'Agostino? Alla lontana sì, ma sinceramente vergogna di questo cognome. Quindi Maria abbiamo trovato anche un parente di D'Agostino, come mai? Non lo sai però come sei parente? No, non lo so, ma mi ha detto così.
Lo ti dico, vergogna assoluta. Vergogna assoluta, perché con un patrimonio del genere non puoi non finanziare una squadra così. In queste condizioni, se ti prendi una squadra così, devi perlomeno finanziarla. Se in queste condizioni, se è in queste condizioni, perché non è finanziata correttamente. Dunque, serve un calciomercato importante per almeno sperare in un piazzamento importante per i playoff, perché ormai la stagione sembra ormai andata. Ma sì, per forza. Allora, se dobbiamo sperare almeno il quarto posto, serve almeno un playmaker decente e un attaccante che fa qualcosa. Dunque, Maria, è questo l'umore che si presenta allo stadio Partenio. Abbiamo sentito tanti tifosi arrabbiati e io restituisco la linea. Grazie. Al Partenio è tutto. Ciao e buon lavoro. Grazie, grazie Alfonso, anche a te, grazie mille per aver raccolto le opinioni dei tifosi che uscivano dallo stadio. Allora dobbiamo un po' fare il punto, perché come dicevamo Carmine, le questioni del campo si incrociano a gioco forza con quelle del mercato. Mentre vedevamo la partita commentavamo il fatto che seppur dovesse arrivare un attaccante la prossima settimana, l'Avellino di fatto ha già disputato due partite senza un rinforzo in avanti. Vi parlavo prima del collegamento. La difficoltà proprio lì. Di fatto esatto. Tu hai perso 4 punti in 2 partite. E poi vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, come diciamo spesso, gli 8 risultati utili consecutivi, e quindi non abbiamo perso, abbiamo fatto 2 pareggi, ma è poca roba se devi rincorrere. Allora, vi dicevo dei i risultati, Catanzaro a 60, questo vi dà insomma già il punto di quello che sta succedendo. Andiamo prima a vedere i risultati di questa 22esima giornata. Francavilla Foggia 1-0, aperto il turno. Latina Catanzaro 0-1, Picerno Giuliano 1-1, Cerignola Fidelissandria 2-0, Avellino Monopoli 0-0, Juve Sabbia Monterosi 1-3, Potenza Gelbison 3-1, Taranto Turis 0-0, Viterbese Messina 1-3. Si gioca domani il big match tra Crotone e Pescara. In attesa della partita che si disputerà tra la seconda e la terza in classifica, il Catanzaro guida a 60, Crotone a 51, 39 per il Pescara, 34 Cerignola, 33 Juve Stabia, 31 Picerno, 29 per Avellino, Giuliano e Foggia, 28 per il Potenza e Francavilla insieme al Latina e al Taranto, 27 Monopoli, 25 Monterosi, 24 Gelbison, 22 Turris, 17 Messina e Viterbese, chiude la Fidelissandria con 16 punti. Insomma, la strada è decisamente in salita, qualche arrivo potrebbe arrivare già domani. Abbiamo intercettato sui social una foto di Mirko Gori che sembrava quasi un saluto alla città che lo ha ospitato e che lo sta ospitando, ovvero sia Trieste. Non so se la regia ha a disposizione la foto, che potrebbe essere un indizio di Gori che sbarca ad Avellino. Intanto c'è una trattativa per Dionisi, confermata in qualche modo anche da un'intervista che lo stesso calciatore ha rilasciato poco fa, dicendo sì, l'Ascoli è nei miei pensieri, però ho delle proposte. Una di queste potrebbe proprio essere l'Avellino e sta meditando. Naturalmente c'è sempre la pista che porta a Marconi, sono tante le strade, certo è che al momento nessuna si è concretizzata. Buonasera Gigi Pezzella. Sono tante anche le chiacchiere. Fin troppe Carmine. Arrivano i fatti. Lo hanno detto anche i tifosi fuori dallo stadio. Buonasera Gigi Pezzella, ben ritrovato ad Extra Time. Buonasera a voi, scusate ma sono in viaggio, quindi vedo un pochettino buio diciamo dal mio schermo. Non preoccuparti Gigi, buio vedono anche i tifosi dell'Avellino in qualche modo, perché devono accontentarsi di un pareggio contro il Monopoli. Speravano decisamente in qualcosa di meglio per questa partita, lo sperava Massimo Rastelli, e il tutto in attesa di un mercato che si muove a rilento. Purtroppo oggi era importante fare una vittoria per dare comunque una continuità di risultati. Non l'ho seguita la partita, però ho seguito quella con il Pescara e secondo me lì ha fatto un'ottima partita, quella di domenica un pochettino meno, però ora bisogna attendere un pochettino il mercato. E io dico che in questo momento l'Avellino deve cercare la prima cosa di raggiungere l'obiettivo minimo, che sono i playoff, e cercare diciamo di farlo in maniera positiva, nel senso di cercare di entrare almeno nelle prime 5 posizioni, e poi là si vedrà, perché comunque parliamo c'è stato un cambio di allenatore e
però comunque da quando è arrivato Rastelli i risultati, diciamo, sono positivi. È chiaro, si è pagato un po' lo scotto iniziale di una partenza brutta, diciamoci la verità. È così. Allora, Carmine, andiamo sui social. Vincenzo Festa, un centrocampo senza centrocampisti. Angelo Leo, vergogna, meglio la Serie D, società ridicola e direttore incompetente. I primi responsabili sono i giornalisti compiacenti, ovviamente non si riferisce a noi perché non ci sentiamo tali. Maurizio Biondi via Rastelli, Alfonso Basso con la sostituzione di Gambale, Ferguson ha rovinato tutto. Poi ancora Marco Di Donato, nell'area di rigore siamo inesistenti, serve chi segna e noi la porta non la vediamo proprio, si continua a mettere Canute al centro dell'area quando invece solo era a destra dove sta l'uomo. Abbiamo bisogno di un play, dice Sabino Nazzaro, abbiamo una manovra molto lenta e due punte che vedono la porta. Albino Reppucci, ma Di Gaudio che fa nell'Avellino? Qua serve un fantasista oltre con una punta. Antonio Fusco, Morane e Di Gaudio, pacchi allucinanti e strapagati. Ed ancora aggiunge, per non parlare, abbiamo regalato Silvestre e Carriero per prendere Bidoni, si possono prendere in attacco uno tra Dionisi o Marconi. Carmine, impietosi i commenti, ce li aspettavamo, soprattutto sulla questione calciomercato, attaccanti eccetera eccetera. Ma ci stanno tutti, perché si sta perdendo tempo e i risultati non arrivano, perché due pareggi contro due squadre, una fra l'altro è una diretta concorrente, quindi te la dovevi giocare, anche se adesso è il monopolio dall'altra parte, però ci sono due punti che ci separano tutto sommato dai pugliesi, quindi vedete com'è corta la classifica. Anche per questo, con una serie di pareggi rischi di vanificare tutto quello che di buono avevi costruito in precedenza. E per questo dovevi avere già delle frecce nel tuo arco pronte da lanciare. E invece continuiamo a perdere terreno. Adesso c'è il Cerignola che ha approfittato del passo falso della Juve Stabia. Questo Picerno che non è affatto male, e quindi è la vera sorpresa, se vogliamo, lì proprio insieme al Cerignola. È un po' in calo il Giuliano, ma si fa per dire perché è lì con noi, quindi è una situazione, diciamo, che si può tranquillamente cambiare con una serie di inserimenti importanti, però non bisogna perdere altro tempo. È vero che la società non vuole sbagliare e questo lo possiamo capire, però insomma tu hai dei collaboratori che operano per fare mercato e dovrebbero avere le idee chiare su come intervenire. Se ci sono problemi... Questa è la foto di Gori intanto. Ecco. E questo vuoto che cosa ci fa pensare? Che probabilmente lascerà Trieste, un saluto alla sua città in direzione Avellino, o almeno questa è la speranza, Carmine. Poi finché non c'è la firma, non sappiamo. Allora, ammesso che non sappiamo se poi Gori... il giocatore che serve a questo Avellino o soltanto Gori, perché comunque è un buon giocatore, però non so, lì forse servirebbe un giocatore più di qualità. Vogliamo chiedere a Gigi Pezzella cosa ne pensa. È un buon inserimento. Sicuramente è un giocatore che ha una buona carriera, però all'Avellino, Gigi, servono elementi di qualità, lo ha detto ieri Rastelli anche con toni abbastanza perentori. Io mi fido del mio presidente, quando sono arrivato qua ho avuto delle garanzie, voglio dare all'Avellino degli acquisti di qualità. Marconi e Dionisi potrebbero esserlo, poi si fanno tanti altri nomi nel calciomercato. Ma io penso che in questo momento bisogna innanzitutto prendere giocatori funzionali a quello che vuole fare Rastelli, perché Rastelli, lo sappiamo, gioca maniera diversa da come giocava Taurino all'inizio. Questa squadra è stata impostata all'inizio per giocare 3-4-3. Poi è chiaro, cambiando allenatore, Rastelli ha quasi sempre giocato con un trequartista. In questo momento non lo sta facendo perché probabilmente non ha i giocatori adatti per farlo. Ho sentito pure io l'intervista di ieri, è chiaro che lui in questo momento sta aspettando i giocatori funzionali. I nomi che state facendo voi sono giocatori importanti. È chiaro che poi il mercato dirà fino alla fine che tipo di mercato ha fatto, ma sono convinto che qualcosa faranno e faranno qualcosa di buono. In questo momento bisogna, io conosco Avellino, però in questo momento bisogna ricompattare, non buttare tutto all'aria e cercare, come ti ho detto prima, almeno di arrivare ai playoff in una graduatoria dove poi ti vai a giocare le finali. E in questo momento c'è pessimismo perché è una piazza così importante.
Abbiamo perso il collegamento con Gigi che, ecco, forse l'abbiamo ripristinato per un attimo. Eccoli. Gigi, ti abbiamo ripreso. Bisogna però valutare un'altra cosa, coinvolgo anche Carmine nel discorso. Nel mercato di gennaio bisogna anche capire bene quali sono le speranze, le aspettative della squadra, perché se si punta a vincere il campionato allora si possono anche comprare 10 giocatori, se si vogliono fare dei playoff decenti se ne comprano altri, se si vuole solo navigare a vista se ne comprano altri ancora e magari investire per il prossimo anno. Questo è sempre un po' l'inciampo del mercato di gennaio, sono le aspettative della società. Non è mai facile operare nel mercato di gennaio perché devi salvaguardare anche l'equilibrio della squadra che faticosamente Rastelli ha ritrovato, insomma, e quindi far sentire un po' tutti i giocatori nel progetto. Se poi decidi di liberarti di alcuni che in questo momento non fanno più parte dell'Avellino perché giocano sporadicamente o per scelta tecnica sono costantemente fuori, allora è un altro discorso, ma devi trovare subito società nel quale farli giocare e poi intervenire sul mercato. Il mercato di gennaio si fa investendo dei soldi se hai ambizioni immediate, oppure, come diceva Pezzella prima, aspettare le occasioni per non tanto per intervenire, ma andando a pescare quei giocatori che sono funzionali al progetto. Io torno a dire, in base a quello che ho sempre visto negli anni, anche per la mia esperienza, che il mercato di gennaio si fa con i soldi. Se vuoi prendere giocatori importanti, li prendi con i soldi, altrimenti è meglio pensare al prossimo anno, investendo il giusto e programmando. Gigi, sei d'accordo con questo discorso? Ovviamente è sempre solo una questione economica, ma legata alle prospettive che tu hai di questo finale di stagione. Ma sono d'accordissimo, perché in questo momento se tu devi andare a fare un investimento e svernarti per poi prendere un giocatore che sai comunque che devi avere un ingaggio importante, che comunque non riesce almeno inizialmente a cercare di vincere il campionato, io penso che l'Avellino deve prendere i giocatori giusti, adatti e soprattutto abituati a giocare in queste piazze, perché io ripeto, giocare a Avellino non è come giocare a Vercelli, come giocare in un altro posto, anche in base alla piazza, perché sappiamo Avellino com'è. Non è detto che arriva un giocatore che magari da un altro girone ha fatto bene e viene ad Avellino e farà bene, non è così. Quindi bisogna, il mercato di gennaio è un mercato strano, particolare, quindi bisogna valutare molto bene. Io in questo momento dico che Rastelli ha bisogno soprattutto di gente motivata, che sa dove viene. È chiaro che adesso l'obiettivo è un obiettivo tra virgolette minimo, e quindi bisogna ricompattare un po' il tutto, mettere a disposizione dell'allenatore i giocatori funzionali e poi giocarsi questo finale di campionato alla grande. Quali pensi possano essere le aspettative dell'Avellino al netto di tutti gli elementi, un mercato in evoluzione, Massimo Rastelli in panchina, un ambiente molto pressante, dove può arrivare questa squadra? Ma dove può arrivare? In questo momento, diciamo, da quando è arrivato Rastelli i risultati sono buoni. Rastelli ha portato anche una ventata di entusiasmo, no? Perché ha portato entusiasmo tanto, perché comunque ha preso un allenatore importante che lì conosceva bene la piazza, che ha già vinto. Però in questo momento io penso che la prima cosa l'Avellino ha bisogno di risultati, perché poi che i risultati si mascherano tante cose, no? Anche una prestazione magari negativa, se tu la vinci una partita sporca tra virgolette, crei di nuovo quell'entusiasmo. Ha bisogno di un filotto di risultati importanti sicuramente. Perfetto, grazie mille a Gigi Pezzella e buon viaggio, ci rivediamo grazie sicuramente, voi, grazie. Grazie Va mille bene, per essere ciao, stato con noi. Allora, una cosa giusta, sì. Magari oggi un golletto su un episodio fortuito, insomma, sarebbe stato un discorso diverso, non contenti sicuramente della prestazione, ma il risultato dà entusiasmo e fiducia. Ovviamente, però diceva giustamente Gigi, da uomo di calcio che conosce bene anche questi ambienti, c'è bisogno di un filotto di risultati, il filotto di risultati spesso non è fatto di pareggi, nel senso che poi sono le vittorie che danno valore al pareggio. Però qualcosa in più, perché lui ha detto un'altra cosa giusta, devi portare giocatori motivati. È vero, la qualità, noi dobbiamo puntare alla qualità perché solo così puoi alzare l'asticella. Però se non arrivano giocatori motivati anche la qualità diventa inutile.
cioè significa che tu vai a spendere altri soldi per poi dover intervenire nuovamente il prossimo anno, nel caso non dovesse andare bene, facciamo i dovuti scongiuri in questa stagione. È chiaro che è un'annata complicata per l'Avellino, e quindi bisogna sapere laddove bisogna intervenire, e io mi auguro che abbiano le idee chiare, che sia solo una questione di trattative, sai, magari si sta discutendo delle cifre, mettiamole così, però bisogna capire quali sono i giocatori adatti per un ambiente come Avellino, perché come sottolineava Pezzella, non è la stessa cosa giocare col Sud Tirolo e poi giocare ad Avellino. Può darsi pure che il giocatore, e noi ce lo auguriamo, se dovesse venire Marconi, insomma, che sia l'uomo giusto, però poi deve arrivarci con la testa e con le motivazioni giuste. Allora, leggevo il commento di un nostro telespettatore, me lo sono perso, comunque parlava di Rastelli e dice: a me preoccupa Rastelli, che sembra aver perso il bandolo della matassa. Duilio Preziosi, eccolo qua, ha perso il filo, continua a sbagliare il modulo di formazione. Questo non lo so. Torti non ce li ha. Non lo so però, Carmine, nel senso che tutti i torti non ce li ha, ma bisogna capire perché. Io già l'ho detto la scorsa settimana, avevo interpretato quella formazione come qualche piccolo messaggio un po', come dire, indiretto alla società. Sappiamo bene che gli allenatori lo fanno spesso e lo fanno anche con consapevolezza ed intelligenza. Massimo Rastelli fa un po' l'equilibrista in questo senso, è molto diplomatico nelle risposte, mi fido del mio presidente, sono arrivato con delle garanzie, però attenzione anche a queste esternazioni, perché se poi queste garanzie dovessero essere disattese in qualche modo, allora Rastelli cosa farà? Cosa dirà? Perché Rastelli vuole giocare in un certo modo, comincia a provarle tutte, però io non so se questo è un bene per l'Avellino, perché alla fine perdi le certezze. Se hai guadagnato delle certezze puntando su determinati uomini, poi sei costretto a rivedere le cose perché hai sempre una tua idea di calcio. E questo diventa un problema se l'Avellino non fa presto ad intervenire sul mercato, oppure se stecca sul mercato. E bisogna fare attenzione anche a questo aspetto, l'aspetto tecnico, che alla fine è fondamentale, sì, le motivazioni, no? Ma insomma la qualità, l'aspetto tecnico che riguarda le scelte dell'allenatore, perché è vero anche l'altra cosa che sottolineava Pezzella, è che Taurino aveva una sua idea di calcio che non è la stessa di Rastelli. E per questo motivo bisogna rivedere gioco forza, soprattutto un po' lì in mezzo a centrocampo, bisogna rivedere le cose, e credo anche in attacco, sicuramente in attacco, e credo che quello che si debba temere maggiormente è la pazienza dei tifosi, che ad Avellino esattamente non è la caratteristica. Sta facendo di necessità virtù, fra l'altro ritrovando anche qualche giocatore che ha fatto delle buone prestazioni. Però anche lì forse ad inizio stagione si poteva fare meglio. Allora, noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, poi torniamo con i collegamenti dal Partenio Lombardi, ovviamente torneremo a parlare della partita e naturalmente anche di mercato. A tra poco. E se non ci fossero i nostri mangimi? Nutriamo la natura. Quando l'ambizione è sogno e visione, quando la volontà è energia che infiamma e dà forza, quando il coraggio è ispirazione e trasporto, quando la perseveranza è tenacia e ardore, quando la diligenza è impegno e applicazione, con un partner affidabile ogni traguardo è possibile. Confimprenditori, più valore a chi fa impresa.
Avellino, città del vino, del lupo e della pizzeria romana. Da oltre 60 anni, precisamente da quando il pizzaiolo capitolino Mario si innamorò di una giovane donna avellinese, la pizza in teglia della Romana è stata capace di abbinare la tradizione capitolina a quella partenopea, diventando sinonimo di gusto, sapore e fragranza. Ingredienti ed essenze che oggi trovi tramandati in via Carducci. E non solo, grazie ad Alessandro e Sabino, custodi ed eredi di una tradizione e di una pizza diventata addirittura brand con il suo franchising in forte espansione. Ovunque e dovunque, ma soprattutto ad Avellino in via Carducci, la pizza sottile, croccante, friabile e digeribile della Romana ti aspetta sempre calda e fumante, accompagnata dal tormentone di Sabino al momento della consegna. La piego? Vi piacerebbe pagare meno per i vostri ricambi? Urciuoli. Vendita ricambi usati solo originali e garantiti. Acquisti anche online con spedizione in tutta Italia. Da oltre 60 anni, il centro ecologico per la rottamazione della tua auto. Con ritiro a domicilio, massima valutazione e pagamento immediato. Cancellazione PRA in sede. Urciuoli, i tuoi ricambi nel tempo di un caffè. Contattaci, autodemolizioniurciuoli.it. Basta anche un semplice WhatsApp. Eccoci in onda con la seconda parte di Extra Time. Stiamo commentando lo 0-0 maturato al Partenio tra Avellino e Monopoli, ma ovviamente, come dicevamo, le questioni del campo si legano a doppio filo con quelle del mercato. Andiamo subito al Partenio, dove c'è Marco Ingino. Anche con lui vogliamo commentare questo pareggio per capire. Marco, allora, uno 0-0 che ha lasciato scontenti i nostri telespettatori, questo ce l'aspettavamo. Tanti commenti che arrivano sulla prestazione, che ovviamente però si incrociano con le dinamiche di mercato, questo è ovvio, ci aspettavamo anche questo in realtà. Certo, è un Avellino che indubbiamente è poco brillante, anzi io stasera più volte ho temuto di perderla questa partita. Abbiamo avuto quella fiammata con i due pali generati dalla punizione di Russo e dalla susseguente azione, però nel complesso devo dire che il Monopoli era molto ma molto più pimpante di noi, lo ha dimostrato anche con i cambi, perché mentre i nostri, fatta eccezione per Canutè, un po' Zanandrea, insomma quelli che sono entrati non hanno dato onestamente l'apporto che ci si aspettava, il Monopoli anche quando ha cambiato ha dimostrato di avere maggiore gamba, maggiore fruibilità nelle azioni offensive. Per fortuna nostra non hanno uno stoccatore, perché due o tre volte insomma hanno avuto occasioni davvero d'oro sciupate per poco. Quindi
mi tengo il punto. Marco, le scelte di Rastelli, secondo te, innanzitutto l'assenza di Moretti, ad esempio, al centro della difesa, che era stato in qualche modo un intoccabile in queste ultime, partite. Avevamo visto, Aia, che era tornato titolare, accanto a lui. Oggi invece la scelta di Auriletto, poi c'è stato il forfè di Pasquale Pana a causa di un problema muscolare, ed ancora, queste scelte in avanti che lo avevamo detto che Rastelli aveva più di un dubbio perché c'erano varie opzioni, varie opportunità. Secondo te, cioè, ti hanno convinto le scelte di Rastelli? Perché Ma sono sotto analisi anche quelle. guarda Maria, non è il problema di convincere perché il materiale è questo. Rastelli lo sta cambiando per come può. Da quando è arrivato, l'unico innesto è quello di D'Angelo, no? Al momento, però non abbiamo mai giocato come lui spera di poter fare da qui a breve. Per il resto, davanti ha capito che non può fare a meno di questo 4-3-3, quindi è costretto quando mette Trotta a utilizzarlo in quel modo. E a Marcello Trotta ha dato più di una sferzata nel corso della conferenza stampa di ieri, perché secondo me è stato molto duro. Nel dire deve giocare, lì può dare, ma non sta dando. E anche quando è entrato oggi, onestamente, si è presentato malissimo perché quell'apertura in orizzontale è da censura anche nelle scuole calcio. Detto questo, per gli altri, Gambale era stato 2 volte fuori a favore di Canutè e lamentavamo che non avevamo l'attaccante centrale. Purtroppo è anche la squadra a volte che non riesce a supportare. Stasera un pallone ha avuto Gambale sulla testa e lo stava tramutando in gol, è finito sulla traversa con l'intervento del portiere. Poi, stranamente, ci entra Canutè, dovremmo stare palla a terra, invece appena entra Canutè iniziamo a far spiovere questi palloni in mezzo per nessuno. C'è un redivivo di Di Gaudio Gaudio. a cui giustamente, devo dire, il tecnico ha cercato di dare visibilità e occasioni in queste ultime 2 partite. Lo sapete, sono sempre stato critico, ma 2 partite, onestamente, sta dando qualche segnale di ripresa. Certo, Di Gaudio, per poter avere voce in capitolo e dire sono tornato Di Gaudio, dovrebbe fare 10 gare consecutive e realizzare almeno 5 gol per quello che prende e per quello che dovrebbe dare in terza serie. Mi auguro che questa ripresa possa portare ad altri risultati. Russo invece si è ripresentato dopo le vacanze, onestamente, non con lo smalto di come l'avevamo lasciato. Stiamo dicendo pure Russo a destra non rende come a sinistra, è un dato di fatto pure questo, ma sono degli intercambi, delle situazioni che l'allenatore onestamente sta provando e senza fare in questa fase dove non stiamo bene, e secondo me anche il mercato incide e non poco, perché come noi andiamo a contattare altri calciatori, pure qualcuno dei nostri viene Contattato. continuamente sollecitato e contattato, non c'è francamente la tranquillità anche qui, e poi c'è un'attenzione, una voglia di vincere incredibile, la capisco, sono io il primo tifoso, insomma, insieme agli altri che mi arrabbio, ma in questa fase soprattutto, secondo me, dobbiamo essere un attimino lucidi, perché come ho detto ieri, il 31 arriva e il 31 si tirano le somme. Poi stasera è stata fatta una feroce contestazione al presidente, a Enzo De Vito, alla stessa squadra. Ora io chiedo cui prodest, cioè, che giova in questa fase? Il 31 non arrivano i giocatori? Sono d'accordissimo. Ma poi non sarebbe troppo tardi, Marco? Scusami, il Però, 31? ma Maria, noi non siamo troppo tardi, non stiamo in questo momento andando a concorrere per il primo o il secondo posto. Mi spiegate? Sicuramente, ecco, arrivare quarti non sarà come arrivare quinti o arrivare terzi, non lo metto in dubbio. Però è stato chiarissimo Massimo Rastelli ieri e noi dobbiamo anche capire, ci vogliamo accontentare dell'uovo oggi o della gallina domani? Ci sono delle trattative in essere che sono reali.
Leggevo poco fa le dichiarazioni di Federico Dionisi, che ha rilasciato nello spogliatoio di Terni, dove ha perso. E Federico Dionisi è venuto alla scoperta, ha detto: ho ricevuto delle offerte. Sì. L'offerta è una, quella dell'Avellino, che gli offre più di un biennale e chiede all'Ascoli, gli dà priorità, ma all'Ascoli, che fino a ieri aveva rifiutato di rinnovargli il contratto, sta chiedendo cosa vuoi fare. Quindi non è una trattativa di poche migliaia di euro, onestamente, se riesce a portare Dionisi, così come se riesce a portare Marconi, che non è stato utilizzato da Bisoli col Sudtirol nella partita vinta contro il Brescia, anche se Bisoli ieri aveva detto che per lui Marconi è importantissimo. Quindi sono due attaccanti che onestamente stiamo trattando, e non sono attaccanti di terza fascia, sono attaccanti importanti che onestamente, cioè, se riusciamo a prendere, innalziamo di molto il tasso tecnico là davanti. Può bastare solo questo? No. Gori è un altro elemento che ha 29 anni, insomma, è uscito da Trieste, gli indizi pure qua portano in quella direzione, come lo stesso Tunkara. Insomma, non è che non ci stiamo muovendo sul mercato. Poi magari dopo la contestazione stasera D'Agostino decide di non fare proprio più nulla e vendere la società, tutto può essere. Quindi dico, aspettiamo un attimo, aspettiamo il 31, poi tiriamo i conti. Marco, saluto Francesco Guarino. Ciao Francesco, reduce dallo stadio. Carmine, allora coinvolgiamo anche Francesco nel discorso. Se idea, lo sai, cioè, per me il mercato, se si decide di intervenire per questa stagione, sarebbero bastati pochi segnali e immediati. Si è perso troppo tempo finora, evidentemente si tergiversa sulle cifre, e questo è un difetto di questa società. Io non vado a fare i conti nel portafoglio a nessuno, però se si vuole migliorare la squadra lo si fa da subito. Poi magari arriveranno alla fine del mercato, però intanto ti bloccano un po' tutte le trattative, perché tu stai trattando questo, stai trattando quell'altro, ma non concretizzi nulla. E sappiamo già com'è andata in estate: prendiamo questo, prendiamo quell'altro che siamo andati a prendere nel mercato degli svincolati. A me non piace come sta facendo il mercato dell'Avellino, però alla fine, se vince, ha ragione. Francesco, che ne pensi? Incrociamo le dinamiche del campo con quelle del mercato, tanto lo facciamo a gioco forza. Esatto, io mi trovo d'accordo con Carmine nell'approccio, perché io quello che ho detto già a bocce ferme prima della pausa era che mi sarei aspettato, che avrei auspicato un mercato dall'Avellino in stile Catanzaro 2021-2022, cioè entrare sul mercato, sparigliare le carte e portare giocatori che facciano la differenza per il finale di questa stagione e sui quali poter fondare un progetto per la prossima stagione. Ora, se da qui al 31 c'è da temporeggiare per le cifre, ok, ma d'altronde bisogna anche fare i conti poi con la società, che chiaramente mette in uscita un giocatore, l'allenatore dice è importante, fa parte del gioco delle parti per far alzare il prezzo inevitabilmente, quindi è anche speculazione da tutte e due le parti. So che è in uscita, se posso guadagnarci 10 invece che 8 lo faccio, chiarissimo. Se bisogna aspettare un po' di più sono disposto ad aspettare, ma devono arrivare elementi che fanno davvero la differenza, perché se partiamo con Marconi, se partiamo con Gori e poi arriva il rincalzo di Gori, il rincalzo di Marconi, il rincalzo di qualcun altro, abbiamo giocato al ribasso, e a questo punto ragioniamo con una società che ha ambizioni al ribasso. Veramente io vorrei vedere un mercato che, soprattutto per l'Avellino visto oggi, alzi il livello di questa squadra in ottica playoff e giocatori sui quali poter fondare poi un campionato dell'anno prossimo, perché diamo per assodato che i playoff saranno difficili, un campionato dell'anno prossimo da vera protagonista. Quindi di sicuro l'Avellino vista con i cambi nel secondo tempo, sentivo al volo Marco appena entrato, un Avellino al quale i cambi hanno tolto invece che aggiungere, e questo è un brutto segnale invece in termini di dinamiche di campo, perché chi entra, forse soltanto Canute e Sanandrea sono entrati un pochino col piglio giusto, ma gli altri, Trotta soprattutto, l'ho visto veramente veramente male come approccio alla partita, e chi entra, anche se ha solo un quarto d'ora, se lo deve mangiare il sintetico, mi dispiace. Eppure Marco, guardando la classifica, viene da metterlo quel turbo, perché alla fine il Cerignola non è per niente distante, il Pescara lo è, nel senso che dista 10 punti al netto del fatto che deve giocare domani il big match con il Crotone, ma comunque una squadra che ha mostrato delle criticità in alcune fasi di questo campionato.
Quindi quello sforzo i tifosi se lo aspettano proprio perché la classifica invoglia a fare qualcosa in più. Ma indubbiamente la classifica dimostra che il nostro raggruppamento è particolare. Tolte due squadre, come abbiamo sempre detto dal primo giorno, perché ricorderete che io dicevo sempre di non credere nel Pescara e tuttora non ci credo per i problemi societari che ha, tolti Crotone e Catanzaro, il resto siamo più o meno sullo stesso livello. Certo, c'è qualche elemento che può fare la differenza e far pendere la bilancia da una parte e dall'altra, e oltre a qualche elemento anche dei fattori come l'entusiasmo, l'ambiente, la tranquillità, tante cose che incidono nel breve. L'Avellino dovesse restare così come sta, non è che non può arrivare al quarto posto, però probabilmente va a fare il primo o il secondo turno dei playoff e addio ai suonatori. Diversamente, se riusciamo a prendere, come sosteneva lo stesso Rastelli, che secondo me ieri ha fatto una grandissima conferenza stampa, ora parliamo della conferenza stampa e non parliamo dell'aspetto tecnico di stasera, in cui è stato chiaro, ha detto a chiare lettere: io sono qui perché ho avuto delle promesse e le stiamo portando avanti, mi fido del mio presidente, vuol dire che lui stesso tocca con mano delle trattative, lui stesso tocca con mano che l'Avellino può arrivare a dei giocatori importanti. Gori, se per nessuno è un giocatore importante, io vi dico che Gori ha vinto, ha 29 anni, quasi 30, ma ha vinto due campionati di B e uno di C, e ha 38 partite in A, certo l'ultimo anno e mezzo non è stato fantastico, però pure ieri è stato tra i migliori nella Triestina e sta là, è uno che è quello che gli serve davanti alla difesa, quindi D'Angelo sicuramente lo conosciamo, non è questo il D'Angelo, ma è in grossa difficoltà fisica perché viene da un anno in cui ha giocato pochissimo, è uscito in preda ai crampi e questa è la certificazione, insomma, che fisicamente non sta bene. Poi abbiamo Casarini, abbiamo altri, insomma ci dobbiamo lavorare se mettiamo degli elementi importanti. Io penso che con Rastelli si sta costruendo qualcosa di diverso, ricordiamoci dove stavamo con questo gruppo e dove questo gruppo per adesso, anche pian pianino, perché è la politica dei piccoli passi, 8 risultati positivi, il pareggio pure di stasera come quello di Agropoli può essere letto e deve essere letto come due sconfitte, ma anche due punti, immaginate l'Avellino con 3-4 pareggi anziché sconfitte, oggi stava già là. Francesco, le parole che ha riportato Marco della conferenza stampa di Massimo Rastelli sono una garanzia, ma sono anche pesanti, sono anche un macigno poi, perché lui si è preso una responsabilità e ha detto: io mi fido del presidente, quindi giustamente Marco diceva questo significa che lui è testimone di alcune trattative, ma allo stesso tempo si prende la responsabilità di far capire che quei calciatori arriveranno. No, assolutamente sì, anche a me è piaciuto molto l'approccio di Rastelli, aziendalista ma fino a un certo punto in conferenza stampa, come dire, ho delle certezze, difendo il lavoro della società che mi ha assicurato determinati giocatori, difendo l'operato del DS che quei giocatori sta lavorando per portarli, evidentemente incontra le inevitabili resistenze da parte delle società, perché così come noi vogliamo comprare, chi vuole vendere vuole trarre il massimo profitto, quindi sono parole importanti che ovviamente il 31 gennaio faranno sì che si tireranno le somme. Se sono arrivati i giocatori in grado di fare il salto di qualità, almeno sulla carta, avremmo atteso troppo, ma quei giocatori saranno arrivati. Se saranno arrivati 2-3 mezzi nomi, sarà, non dico una pietra tombale, ma sarà... la somma sarà sicuramente diversa tanto per Rastelli quanto che per la società, perché che questa squadra per fare il salto di qualità abbia bisogno di qualcosa e di cosa lo sappiamo, è sotto gli occhi di tutti. Carmine, la contestazione ce l'aspettavamo, tra l'altro, o qualche mugugno insomma era nell'aria. Ma sì, ci si aspettava un risultato diverso da questa partita, anche un atteggiamento diverso da parte della squadra, come diceva Marco. Abbiamo visto dei giocatori spinti, anche quelli che sono poi entrati, subentrati nel finale di partita, non hanno dato molto, insomma, giocatori che sono andati subito in confusione, non hanno seguito evidentemente le indicazioni dell'allenatore.
E poi a sprazzi si sono visti quelli che dovrebbero fare la differenza. Mi riferisco a Russo e lo stesso Di Gaudio, ancora troppo poco per essere giudicato il Totò Di Gaudio che tutti ci auguravamo fosse. Probabilmente l'uscita anticipata di Gambale ha un po' spinto le velleità dell'Avellino lì davanti, perché io ho visto che la squadra era molto, ma molto più alta con Gambale, poi ha sofferto di più, diciamo, nell'interpretazione del gioco offensivo. Per tornare al discorso che si faceva prima, sì, è vero, c'è ancora una metà di sessione di mercato, quindi le opportunità esistono concrete per l'Avellino. Però io le affermazioni di Rastelli poi le vorrei giudicare alla fine, ecco, se le cose poi non dovessero andare in questa direzione diventerebbe un alibi per l'allenatore perché si è fidato della società. Io comincio ad avere i capelli bianchi, quindi diciamo che di dichiarazioni del genere ne ho ascoltate tante e spesso sono diventate un alibi per l'allenatore. Mi auguro che non sia questo il caso, perché Rastelli è venuto qui ad Avellino per rimettersi in gioco e quindi diciamo che ha scelto di scendere di categoria proprio per provare a vincere già dove ha vinto, ecco, quindi dove ha lasciato il segno. E si gioca molto, secondo me, anche del proprio futuro, ecco, perché deve aver ricevuto per forza delle certezze. Marco, intanto sì, domenica si va a Messina e sarà un altro banco di prova importante perché l'Avellino è nuovamente chiamata a vincere. Chissà se riusciremo in questa settimana a vedere qualche innesto in più. Noi crediamo e speriamo di sì, perché almeno la trattativa con Gori sembra addirittura d'arrivo. Noi abbiamo parlato addirittura di Gori in città domani e poi per l'attaccante, insomma, forse è un po' più farraginosa la questione, ma si sta lavorando. Allora, per Gori tutto lascia supporre, insomma, anche da quello che ha postato il ragazzo stamattina, che a breve possa essere qui. Anche Pavanel, il tecnico della Triestina, è stato chiaro che non vuole più restare, deve andare via. Mi risulta anche di Tuncarà addirittura d'arrivo. Poi, ripeto, davanti dipende sempre che cosa vuoi prendere. Per me, tralasciando tecnicamente, lo ripeto, cioè la partita di stasera, perché si può discutere, sono d'accordo con Carmine. Io Gambale, come dice lui, magari me lo tengo fino alla fine, perché è comunque un punto di riferimento là in mezzo. Preferisco alternare sia Russo che Di Gaudio, a quel punto con Trotta, con l'altro, insomma, che abbiamo messo. Però Gambale forse me lo tenevo pure io fino alla fine, ma la vera certezza, l'uomo di cui in questo momento secondo me dobbiamo fidarci, è Massimo Rastelli, perché ha detto già no a determinati calciatori. Quindi perché ha detto no? Lo ha specificato lui stesso, ha detto voglio qualità, voglio gente pronta per quest'anno, ma anche per il prossimo. Ora, se la scelta è di aspettare ancora 7-10 giorni perché devi scegliere tra Marconi e Dionisi. Oddio, ben venga, certo, come dice Francesco, dovesse sfumare Marconi, sfuma pure Dionisi e ti devi accontentare solo di Tuncarà. Ragazzi, ha fallito sia la società che il direttore sportivo e il resto. Ma se portiamo, non so, per voi Dionisi è uguale a Marconi? O Marconi uguale a Tuncarà. Io penso che c'è differenza. Se non arrivano determinati calciatori subito, è pure perché oggi Dionisi ha giocato con la fascia di capitano dell'Ascoli al braccio, ma un minuto dopo che è finita la partita ha reso queste dichiarazioni. Quindi vuol dire che qualcosa c'è. Poi magari il procuratore Ottaviani sfrutta la situazione, si becca il rinnovo ad Ascoli e noi restiamo fregati. Bravo, Eh? E bravo Marco. allora, No, bravo, però questo è è il il problema. mercato di gennaio, Carmine. Lo Attenzione, so, questo è il lo mercato so, di gennaio. Noi lo ormai so. siamo ridotti così, quindi le aspettative, come diciamo sempre, tutti vogliamo vincere, tutti sogniamo di emulare il Palermo, ma dobbiamo essere realisti. Questo è un campionato compromesso che possiamo ribaltare con un miracolo, con un'impresa. Ci stiamo attrezzando per il miracolo, se ci riusciamo. Non dovessimo riuscirci, cerchiamo di portare ad Avellino qualche elemento che sia funzionale al progetto. Non prendiamo Murano perché abbiamo perso Iemmello, perché Murano ha caratteristiche completamente diverse da Iemmello.
Non commettiamo lo stesso errore di prendere Di Gaudio l'ultimo giorno di mercato infortunato perché sulla piazza non è arrivato niente. Non commettiamo l'errore di prendere Trotta perché non siamo riusciti a prendere altro dopo essercene liberati. Questi sono gli errori da non ripetere. Ma se oggi siamo tra Dionisi e Marconi, che è il meglio che il mercato di Serie B in questa fase ti può dare con elementi che scendono in C, che fanno gol, beh ragazzi, aspettiamo, non è che stiamo trattando Pinco o Pallo, stiamo trattando due attaccanti importanti con ingaggi che non tutti in Lega Pro si possono permettere. La scelta di Moretti, Marco, di una scelta tecnica? La scelta di Moretti, io penso che nella gestione di un gruppo dobbiamo anche tenere presente che Massimo Rastelli si ritrova con una ventina di elementi nello spogliatoio, alcuni anche di carisma e con un curriculum importante come può essere Aia, come può essere Di Gaudio, quindi se dopo che li hai tenuti fuori perché hanno sbagliato qualche partita ti dimostrano in allenamento di poter dare, tu devi avere un metro di giudizio uguale un po' per tutti. Auriletto onestamente si è ritrovato fuori per infortunio, Ai aveva fatto l'assist, ha fatto pure il gol, fa delle cappellate, fa anche qualcosa di buono e magari glielo dimostra. Moretti ad Agropoli non è stato impeccabile, il gol volente o nolente è un ragazzo, per carità, ha tanta strada davanti e prospettive, però un errorino forse pure lui là l'ha commesso, per cui in questo gioco di settimanale ha scelto così Aia Auriletto e onestamente Auriletto in questa fase è quello che mi convince di più e dovrebbe essere il rincalzo. Bene. Francesco, chiederei anche a te un parere sulle scelte di Massimo Rastelli. Ho pensato anch'io al fatto che avesse alternato semplicemente i due là dietro. Qualcuno ha criticato anche aspramente, forse anche un po' ingiustamente, Rizzo per la fase difensiva più che altro, perché in avanti insomma si comporta abbastanza bene e poi le scelte in avanti. Come hai letto le decisioni di Massimo Rastelli? Allora, io credo che Auriletto sì, sia decisamente il giocatore più in palla dell'Avellino, pur essendo partito da inizio stagione dietro tutti o quasi nelle gerarchie, quindi rivederlo in campo anche per la prestazione che ha dato mi ha convinto. Aia, tra alti e bassi, oggi ha comunque fatto una discreta partita, secondo me. Sulla difensiva, la dico un po' brutta, perché la devo dire brutta. Per me Rizzo non è un giocatore d'Avellino, non è un giocatore per una squadra che ha ambizioni da playoff o da parte alta della classifica. Lo stiamo attendendo da 4 anni, non ha continuità, in fase difensiva ha ballato in maniera terrificante contro Giannotti nel primo tempo, ma male male proprio, puntato e saltato sempre, gli ha concesso 2 volte il fondocampo, 1 volta l'interno, e per me, come in questo caso, gli lascio tutto lo spazio e il ritardo, cioè non va bene per nulla, e quindi non era questo, perdono, perché qui c'era mai visto su di lui, era dimenticato, l'aveva perso. Quindi per me Riccio è bocciato. Cioè, sulla destra, secondo me, bisognerebbe intervenire sul mercato. La dico proprio brutale, perché Ricciardi è arrivato, preferisce Rizzo in questa fase Rastelli. Io interverrei a destra a questo punto. Ma a centrocampo ci sta quello che ha fatto, perché con un Dall'Oglio in meno è arrivato stanchissimo alla fine. Maestro, che ha preso un po' di fischi sull'ultima giocata, ma era stanco, stanco davvero, col pallone che ha perso con il tacco, ma lì non ne aveva più davvero e eravamo corti a centrocampo. Davanti avrei voluto vedere qualcosa di diverso nel finale. Russo a destra convince meno anche me, però sul finale di partita, quando si è messa a 4 dietro il Monopoli, io avrei messo le due punte lì davanti, ma strette, Murano e Trotta, sui due centrali, e gli avrei fatto galleggiare alle spalle Canutè. Perché secondo me è verissimo quello che diceva Carmine, quando è stato tolto Gambale si è abbassata l'Avellino, perché il falso 9 Canutè funziona in alcuni casi, non oggi, con una difesa strutturata fisica come quella del Monopoli. Hai una difesa fisica, gli messi ti addosso due giocatori fisici. Io, Trotta, Murano, li avrei messi dal primo minuto a fare sportellate, a prendere calci per punizione. Mi sarei messo anche a due invece che a tre lì davanti, paradossalmente. Quindi, qualcosina vista dall'alto, da come l'ho vista io, di diverso l'avrei fatta soprattutto in avanti. La gasolina la spendiamo anche per Marconi, no? Oggi l'ho visto molto sì, sicuro, si è molto fatto attento. Trovare quindi, rientrava dopo aver perso la titolarità. E non è mai semplice per un portiere, quindi qualcuno dirà vabbè, ha fatto l'ordinaria amministrazione perché loro hanno sbagliato la mira più che impensierire il portiere. Però in un paio di circostanze c'è stato, quindi mi è piaciuto. Marco, prima di andare a sentire Pippo Pancaro, una battuta,
come dire, abbiamo portato fortuna a Marcone dopo aver sentito il procuratore che diceva che c'erano quasi si guardavano intorno. Penso che si stia ancora guardando intorno, sì. L'Avellino comunque lo lascerà partire solo nel caso in cui trova un degno sostituto. Pane ha dimostrato di essere una garanzia pure negli anni scorsi, però noi dobbiamo assolutamente avere due portieri affidabili, soprattutto all'altezza, alla luce di quella che è anche l'età di Pane. Non è vecchio, non è giovanissimo, però come è capitato stasera si può incorrere in qualche difficoltà, e allora tu devi sempre avere in ogni ruolo due giocatori che possano alternarsi. Sono d'accordo con Francesco quando dice a destra il problema ce l'abbiamo, stiamo provando in tutti i modi, sì, non è priorità perché abbiamo dato priorità all'attacco, alla punta centrale, però tutte le squadre che vengono a giocare o ci affrontano in trasferta sanno che a destra abbiamo un tallone d'Achille dove cercano di colpirci. Allora andiamo a sentire Pippo Pancaro, allenatore del Monopoli. Per i complimenti che gli giro alla squadra, ha fatto un'analisi perfetta, nel senso che sono contentissimo della prestazione, un po' meno del risultato, perché per quello che abbiamo fatto e per quello che abbiamo creato su un campo come questo contro una squadra forte, secondo me avremmo dovuto vincere. E, diciamo che nella partita precedente, quando sono venuto qui, ero arrivato da poco. E ci vuole tempo per mettere poi in pratica le idee che ha un allenatore, e soprattutto ci vuole la qualità dei giocatori e la disponibilità dei giocatori. Quindi è questa, secondo me, la differenza tra le due partite. Io ho trovato un gruppo di ragazzi giusti che mi seguono con grande dedizione, che credono in quello che facciamo. Il problema è che noi adesso sono 4-5 partite che stiamo facendo veramente delle prestazioni importanti. Anche domenica scorsa contro il Crotone abbiamo fatto una partita super, e stiamo raccogliendo molto meno di quello che meritiamo, e la nostra classifica è ancora, a me non piace, è una classifica un po' pericolosa. E quindi dobbiamo stare con le antenne ben diritte, soprattutto quando magari le stagioni iniziano un po' come la nostra, con un po' di problemi iniziali. E dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo, migliorare il prima possibile la nostra classifica, e poi penseremo ad altro. Sì, io da questo punto di vista devo ringraziare anche i due presidenti, la proprietà, che hanno fatto degli sforzi importantissimi a inizio stagione per alzare l'asticella, e purtroppo poi ci sono stati un po' di problemi, quindi anche loro, nonostante gli sforzi economici, sono un po' delusi, ma nonostante tutto adesso sono assolutamente disponibili a intervenire nuovamente sul mercato per quello che a noi serve. Noi abbiamo le idee chiare, non abbiamo fretta, con il direttore c'è grande sintonia, perché non vogliamo mettere dentro tanto per mettere, vogliamo mettere giocatori, ma pochi, a noi servono veramente pochissimi, un paio di giocatori con le caratteristiche, con le qualità funzionali a quello che vogliamo fare noi, e che si possono integrare bene poi con il nostro gruppo. E anche il Monopoli ovviamente parla di mercato, ed è giusto che sia così. Una squadra abbastanza quadrata quella che abbiamo visto al Partenio, Marco, ha avuto delle occasioni, come hai detto tu in avvio. Abbiamo anche temuto di perderla questa partita, perché in alcuni frangenti si sono fatti vedere dalle parti di Marcone, non hanno anche loro qualche problemino in attacco, ma una difesa abbastanza solida. Sì, assolutamente sì, avevano degli attaccanti, il girone di andata avevano puntato tantissimo, no? Simeri, l'ex Benevento che ci fece gol, mi sfugge il nome adesso. Secondo me il Monopoli è una delle squadre che la prossima settimana potrebbe anche tentare qualcosa con Murano, sì. Perché è una squadra che può spendere, sì. È una squadra che ha un'intelaiatura, la sta costruendo, e pian pianino oggi ha dimostrato, insomma, di avere un'idea, un gioco. Ha problemi in attacco come ce li abbiamo noi, e proverà a risolverli. Non dimentichiamoci che lo scorso anno con Colombo hanno fatto meglio di noi. Si sono tolti anche delle soddisfazioni. Per il resto so che
Poco fa, proprio in questi minuti, sta parlando giù Massimo Rastelli. Mi preannunciano già che per domani, immagino, Gori e Tunkarà possano essere i primi due acquisti. Mi preannuncio già questo, poi magari dopo lo andiamo ad ascoltare. Sì, tra un po' avremo a disposizione l'intervista di Rastelli. Francesco, Gori e Tunkarà, due profili importanti. Gori ha una storia alle spalle di tutto rispetto. Tunkarà sicuramente non ha fatto benissimo nell'ultima stagione, ma insomma, ci aspettiamo che sia un rinforzo idoneo per l'attacco biancoverde. Ce li inquadri un po' questi due calciatori? Allora, Gori è un mediano che sa fare bene entrambe le fasi, sia quella di rottura che quella di impostazione. L'impostazione, secondo me, è abbastanza basilare, ma è comunque uno che è lì in mezzo, soprattutto per come intende magari il centrocampo a tre Rastelli, serve perché recupera palloni, perché dà intensità e ha ritmo. Casarini, secondo me, è anche più pulito tecnicamente di Gori, però Gori ha un pizzico di intensità in più, quindi è un giocatore che ci sta assolutamente nel centrocampo a tre dell'Avellino. Tunkarà, a me non fa impazzire particolarmente, però dal punto di vista del posizionamento rispetto ad esempio a Murano e Trotto è un giocatore che anche qui geograficamente gioca più vicino alla porta. La porta la vede, non ha avuto tanta continuità, però anche soltanto un giocatore per cambiare passo nel finale, perché non immagino che si possa ricostruire con Tunkarà come perno, un giocatore che nel quarto d'ora finale ti tiene il pallone verso la porta e fa salire la squadra, va bene. Poi bisogna capire se a quel punto diventano due gli attaccanti che entrano o addirittura tre, dipende dalle uscite fondamentalmente. Perché lì davanti qualche uomo che stia più vicino alla porta ci serve come il pane. Marco, ovviamente la parola d'ordine è proprio questa, bisogna capire chi esce per capire anche quanti entreranno, perché ovviamente pare citavi Murano e lì il calciatore pesa dal punto di vista economico, le dinamiche del mercato grosso modo sono queste, soprattutto in inverno. Allora, stasera per esempio è entrato Garetto che secondo me domani va alla Va via. Gelbison, era qui per esigenze e ci è servito, numericamente non ne avevamo più perché Dall'Oglio è ancora infortunato e a quanto pare spesso capita questo infortunio. E Matera, Matera. il forfè del giorno prima, non potevamo non ricorrere a Garetto. E poi è entrato Murano che volente o nolente andrà via, si cerca la formula, a quanto pare al momento un'offerta interessante è quella del Picerno che parla di prestito con diritto di riscatto, secondo me l'Avellino proverà a mettergli l'obbligo di riscatto, a quel punto l'operazione si può fare anche subito, però uscito Murano, indipendentemente, insomma noi dobbiamo fare due. Tunkarà sì, ma Tunkarà non ci risolve i problemi. Tunkarà non ci risolve i problemi. Rastelli chiede lo stoccatore là davanti, chiede l'elemento che se ha la palla, come capita in queste partite di Serie C, insomma, non si sbaglia tre volte davanti al portiere. Un pallone lo devi mettere dentro. Carmine, insomma, qualcosa si muove, però ovviamente i tifosi si aspettano di più anche in vista di questa sfida di domenica, che viene ad essere importante perché a quel punto, adesso dopo due pareggi, sembra scontato chiedere una vittoria. E beh, chiaro, E dia adesso valore anche a questi due risultati bisogna cambiare precedenti. passo perché, come giustamente sottolineava Marco in passato, quando non siamo stati proprio convinti di alcuni pareggi, poi alla fine li vai a rivalutare se riesci a ritrovare subito la vittoria e quindi ad allungare il passo, a mettere pressione alle squadre che adesso sono lì davanti, a far capire alle altre che tu vuoi assolutamente importi nella griglia dei playoff. Devi lanciare dei segnali, forse la presentazione, non so se avverrà già stasera, di alcuni giocatori o comunque la conferma, l'ufficialità, è una risposta anche alle critiche che sono piovute, ai fischi, a tutti i mugugni che ci sono stati, insomma si mette a nudo quello che è il lavoro in questo momento che si sta facendo sul mercato. È chiaro che sono uno un profilo importante, lo abbiamo detto prima, però non è il play che tutti i tifosi sognavano.
È il giocatore che è molto funzionale per quello che è il gioco di Rastelli, un giocatore comunque che ha alle spalle presenze anche in categorie superiori e presenze importanti. Per quanto riguarda l'attacco serve ben altro, poi Tuncarà magari ci potrà dare una mano, ma il rinforzo vero e proprio dovrà essere un altro tipo di giocatore. Allora, sui social Roberto De Stefano dice: condivido le vostre analisi del match. Gaetano Colella: il 4-3-3 con questi calciatori è stata la nostra rovina da inizio campionato. Maurizio Silvestri: questa squadra, in questa squadra possono prendere anche il grande Maradona, non c'è niente da fare, è nata male e non va. Renato Siena dice: oggi partita vergognosa, ho chiuso il mio negozio per vedere questo scempio. Adesso servono due attaccanti, un centrocampista e un terzino, il supermarket del fumetto ti fa Avellino. E poi ancora Walter Ferrara: vediamo che dice Rastelli sulla contestazione della Sud, credo fortemente che ci serve un esterno di difesa al di fuori del centrocampista. E poi ancora Gori è un ottimo acquisto, dice Mattia Bruno, adatto al gioco di Rastelli. E Ubaldo Fessa, commentando l'analisi di Walter Ferrara, dice: praticamente serve una squadra nuova, perché telespettatore aveva richiesto più di un tassello. Francesco, allora, come si evince, insomma, da questi messaggi? Ci sono due questioni. La prima è un po' di sfiducia per una squadra che insomma, sta facendo faticare anche i tifosi sugli spalti, che si aspettavano ovviamente una marcia in più quest'anno, dunque un po' di sfiducia, un po' di pessimismo in qualche modo, anche sulla costruzione iniziale di una squadra. Dice il nostro amico: è una squadra nata male, una stagione nata male, però non possiamo archiviarla così, insomma, il tempo di rimediare c'è. Assolutamente, il tempo di rimediare c'è. È chiaro che vedere un Avellino come quello che si è visto ad Agropoli e oggi fa prudere le mani dalla rabbia. Io capisco molto la contestazione relativamente alla prestazione, perché è stata una brutta prestazione. Oggi era una partita che contro una squadra con un attacco un po' più feroce perdevi 2-0 oggi, mentre noi lì davanti abbiamo avuto poche occasioni e sprecato anche relativamente poco. Per la prestazione la capisco, la contestazione la capisco un po' meno per i toni nei confronti soprattutto del presidente, perché non sono un amante dell'insulto a metà mercato soprattutto. Quindi se il 31 non arriva nessuno, chi paga ha sempre ragione, soprattutto se non c'è quell'impegno in più da parte della società. I toni non mi sono piaciuti particolarmente, questo però è una considerazione personale. Per la prestazione c'è poco da dire, perché davvero è stata brutta. Abbiamo visto un Avellino, secondo me, bello, con tutti i suoi limiti contro il Pescara dal punto di vista del piglio, contro la Gelbison, e oggi una squadra completamente diversa che poteva vincere questa partita alla Rastelli, cioè tenendo la solidità difensiva, prendendo pochi rischi, che comunque oggi abbiamo preso, e facendo il golletto, ma che se oggi avesse perso 2-0 non avrebbe potuto dire nulla. Devo scusare con Sabino che dice: perché non leggi i miei messaggi? Sabino, non faccio preferenze, che ho un telefono di d'emergenza e quindi nello scrollare mi perdo dei messaggi. Mi devi perdonare, ma è questo il problema. Allora, Titti, ecco, ho alzato lo sguardo e non ho ritrovato Marco. Ciao Titti. Sì, ciao Maria, buonasera a te, buonasera a Carmine, a tutti voi, a Francesco. Diciamo ciao. Che ci sono anche i fiori, perché li vediamo lì in sala stampa, l'abbiamo detto all'inizio, il ricordo per Cesare Ventre e ovviamente anche per Landolfi e Bembo. Su Cesare Ventre dovrei essere polemico con la società, però per rispetto del mio amico non lo faccio, voglio solamente dire che sempre per rispetto di Cesare domani sarò io a condurre la sua trasmissione, almeno per la puntata di domani, per ricordarlo, quella che lui faceva alla radio. E ti seguiremo. In che senso polemico con la società, Carmine? Perché secondo me ai funerali bisognava avere una presenza della società, come è avvenuto in altri casi. Lo meritava il ragazzo, perché era sempre presente agli allenamenti. Lo meritava la sua fede calcistica, lo meritava il suo impegno per l'Avellino, perché lui partiva a piedi da Bellizzi e andava allo stadio a seguire l'Avellino e si è guadagnato la tessera di giornalista sul campo, come un ragazzino ha gioito, e queste persone meritano rispetto, meritano più attenzione. Se una società è attenta al territorio non basta la maglia nera, bisogna essere presenti anche con l'addetto stampa, anche con un ragazzino della primavera. Però la presenza doveva esserci, questo è il mio parere. Diciamo che poi c'è stato il minuto di raccoglimento in occasione della conferenza stampa
di Rastelli e purtroppo è Ma quello capitato poi in gliel'hanno detto in coincidenza. sala stampa, gliel'hanno detto Titti, dai, io ho i capelli bianchi, queste cose li conosco molto bene, queste dinamiche, mi dispiace, bisogna essere più attenti su queste situazioni. Non lo dico perché Cesare è un mio amico, lo avrei detto anche per una persona che non conoscevo. Mi fa piacere che lo abbiano fatto i giornalisti ricordandolo in sala stampa perché lui merita questo, ma Cesare è stato soprattutto un tifoso dell'Avellino. Forse qualcuno non lo ricorda ed è un clamoroso errore. Cesare era tra quelli che erano lì nella curva sud ai tempi d'oro e nei tempi in cui l'Avellino ha visto buio davanti. Titti, diciamo che quei fiori che campeggiano alle tue spalle, anche ho visto la foto, non ci avevo fatto caso, che proprio Cesare volle mi raccontassi di quella giornata quando avete fatto la foto con Rastelli dopo Pescara, insomma, comunque sarà Sì, in lì, realtà, comunque il ricordo di Cesare resterà lì. il mazzo di fiori, uno era della società, uno era dei colleghi portato Sì. da Massimo Iepariello e la foto una mia idea per la stampata Marco, una cosa che mi è venuta così. Stamattina ho detto stampiamo questa foto Marco e mettiamola lì, attacchiamola con lo scotch così ci ricorderemo sempre di Una Cesare. Ed è bella stato idea, una anche bella idea. bello, sì. Ed è stato anche, scusate, cioè i capelli sconvolti, nonostante diciamo il pareggio e il momento, però devo sempre guardare al look. E ho fatto questa battuta per sdrammatizzare, ovviamente. E poi, insomma, è stato bello il momento condotto da Massimo e Giovanni Ventre ha ringraziato tutti per aver ricordato Cesare. Non so che cosa avete mandato di Rastelli, Maria, se Ancora vogliamo nulla, ancora commentare. nulla, perché appena mi hanno appena in questo preciso istante detto dalla regia che possiamo sentire la prima parte di Titti. Allora io ti chiederei di sentirlo insieme a noi così poi lo commentiamo. Sì, è una gara dove primo tempo, tranne un po' un paio di palle perse dove abbiamo permesso al Monopoli di tirare in porta, anche se poi hanno tirato fuori. Abbiamo preso in mano la partita, abbiamo creato le nostre situazioni e abbiamo rischiato poco. Sempre nel secondo tempo, nella parte centrale, prima delle due traverse, sempre su alcune situazioni dove abbiamo avuto poca lucidità nella gestione della palla, abbiamo permesso naturalmente al Monopoli con giocatori molto rapidi, veloci, di impensierirci e dopo abbiamo iniziato ad allungarci, molti giocatori stanchi, poco lucidi, abbiamo dilatato le distanze tra i reparti dove abbiamo permesso, ripeto, ad una squadra piena di piccoletti, di veloci, rapidi, di crearci delle situazioni molto molto pericolose e fortunatamente hanno tirato sempre fuori dallo specchio della porta. Quindi, come dico sempre in queste partite, quando purtroppo non si è bravi a vincerle, bisogna anche essere bravi a portare a casa un punticino che ci permette comunque di agguantare il Foggia, di guadagnare un punto su Aiuve Stabia, fare l'ottavo risultato utile consecutivo, non prendere gol. E in una situazione, ripeto, generale non semplice, no? Un po' per il mese che è, un po' per purtroppo defezioni importanti dell'ultimo momento, naturalmente anche nella gestione dei cambi, in questo momento a noi ci penalizza oltremodo e quindi non a caso, insomma, nelle ultime due partite non riusciamo attraverso queste sostituzioni ad avere quel cambio di passo che naturalmente nel finale di partite sono fondamentali. Marco, dal punto di vista fisico, Sì, che succede? Cioè, vediamo niente, una detti, è squadra. una questione solo mentale. Allora, questa è una squadra che ha speso tantissimo negli ultimi 2 mesi e mezzo, ha raschiato il barile negli ultimi 2 mesi e mezzo. Vorrei ricordare con molta tranquillità che è la stessa squadra di quando sono arrivato io il 20 ottobre, che aveva 8 punti in 9 partite ed era con 2 piedi nei playout, va bene? È la stessa squadra che ha fatto una grande rincorsa, ha fatto un bel percorso, andando oltre le proprie difficoltà, oltre i limiti e dovendo rinunciare settimana dopo settimana a giocatori importanti. Io non sono mai riuscito a fare la stessa formazione 2 domeniche di fila per usare quando si giocava la domenica.
e prepari la partita con degli interpreti, all'ultimo momento devi sempre comunque cambiare le situazioni. E ripeto, poi nella gestione della partita e dei cambi naturalmente vai un po' in difficoltà. Come dico sempre, si accettano i fischi a fine partita quando naturalmente il risultato o la prestazione non soddisfa. Però bisogna essere consapevoli, siamo sempre quelli. Siamo sempre quelli che vincendo col Pescara in una partita straordinaria. Quindi è un problema mentale, cioè di riserve, di Mentale perché, ripeto, abbiamo speso tantissimo. Voci di mercato naturalmente non aiutano, perché non aiutano, chi deve andare, chi deve venire, eccetera, eccetera. Quindi un po' l'attenzione, un po' la concentrazione si fa far benedire, ecco perché questo è un mese che per noi allenatori non vorremmo che ci fosse mai. E di conseguenza i ragazzi si stanno tenendo a galla e quindi stiamo facendo comunque dei risultati proprio perché stanno dando l'anima, però i limiti e certe, naturalmente certe mancanze ci sono come ci sono sempre state. E questa era la Sally. Titti, allora ti rassicuro, Sabino Luongo dice sei bella, quindi stai a posto con i capelli, non ti preoccupare. Meno Questa è male. la prima rassicurazione. E poi abbiamo sentito Rastelli che ci svela gli altarini, insomma Una visione il mese estremamente. odiato da tutti gli allenatori Sì. perché la testa va altrove, alle dinamiche di mercato, c'è un po' di stanchezza mentale per questa rincorsa, insomma la ricostruzione ci sta, ovviamente poi non giustifica il pareggio, ma ci sta. Certo, ci sta e poi hai sentito, no? È stato molto netto quando ha detto no, nessun problema fisico, perché dall'esterno sembra un problema veramente di natura fisica, ma invece non lo è, cioè questa squadra sta dando tutto e tutto quello che può dare. Leggo poi sui social Murano, Trotta, le solite polemiche. Allora Murano se ne deve andare, ma è inutile che pure stasera parliamo di Murano. Stasera Rastelli gli ha dato l'ennesima occasione e lui per l'ennesima volta ha dimostrato che non è l'attaccante dei sogni, non so manco se è un attaccante, non so manco che mestiere fa, può darsi che va a Picerno e fa tanti gol, perché poi ci dobbiamo pure cominciare a chiedere perché poi i giocatori vanno via da Avellino, stanno tranquilli mentalmente e segnano e fanno bene. Però ormai il tempo di Murano qua è andato. Trotta, secondo me, c'è un mini caso, perché ieri in conferenza Rastelli non gliel'ha messa piano, gliel'ha messa forte, dicendo per me gioca bene in quel ruolo, punto, stop. Quindi o lui si adatta e caccia fuori un po' di attributi che a 30 anni ce l'ha, perché ha dimostrato di averli, ha giocato a grandi livelli, oppure Trotta sarà in panchina e se arriva, come spero che arrivi, Marconi e Toncarà, perché poi ora andremo a sentire le altre due parti importanti, in cui in un momento ha parlato di contestazione, in un altro ha parlato di mercato, ha detto che Gori domani arriva, si era lasciato scappare, stiamo ufficializzando per Marconi, poi ha guardato Alfonso Dacena e si è fermato e ha fatto la battuta con Dionisi, tutto è possibile, chiaramente per disorientarci un po'. Però io dico, poi lo dirò anche domani, poi lo so che ci arrivano i messaggi e dicono che io e Marchingino, Maria Stanco, non tanto Carmine, che Carmine giustamente a volte si arrabbia un po' più di noi, che noi facciamo i difensori. Io non voglio fare i difensori di nessuno, però stasera è venuto il mio compagno a vedere la partita per la prima volta, ha detto ma scusate, ma l'Avellino che posto sta di classifica nei playoff? Ok, e la contestazione così violenta. Cioè, mi sembra che se era finito il mercato, va bene. Allora, De Vito vai a lavorare perché non hai preso manco un giocatore. D'Agostino cacci denari perché non li hai cacciati. Ma comunque mancano ancora 15 giorni. Gori arriva, l'attaccante arriva. Se non arriva, allora la contestazione mi sta bene. È Diciamo che la lecita, è giusta. contestazione, Titti, è un po' frutto dello sconforto nel guardare la classifica, perché noi saremmo dovuti essere, non dico con il Catanzaro, forse anche con il Catanzaro, perché questi erano i proclami di inizio stagione fino anche a qualche settimana fa, ma almeno con il Crotone o il Pescara. E invece siamo lontani, No, 10 più che punti dal altro a me Pescara stasera faceva e addirittura piacere siamo già a stare 5 con punti dal Cerignola, cioè insomma, Allora, a me squadre faceva costruite piacere con poco. stare con il Picerno, quindi vincere almeno stasera, perché stasera hai buttato una grandissima occasione, hai fatto una partitaccia,
è veramente la contestazione, voglio pensare che sia più frutto di una partita brutta, ancora più brutta di quella di sabato, secondo me, con la Gelbison. Però dico, se invece è finalizzata al mercato, contestiamo il 30 gennaio, quando non è arrivato nessuno. Se invece domani arriva Gori, arriva Marconi o Dionisi e arriva Tuncarà, poi non dobbiamo dire che da così non c'è anche di soldi. Solo questo, no? Dico. Sì, però si cerca, sì, ma non anche è un modo di pungolare. Non è, perché il problema, Titti, è che se poi alla fine del mercato non arriva nessuno e tu devi andare avanti con questa squadra. Quindi le valutazioni sono d'accordo, vanno fatte però, ora, non si fanno poi alla fine. Perché Rastelli, alla fine dice, Rastelli è preoccupato perché pensa, se questa squadra già mentalmente sta dando tutto e arriva il coro, i cori, andate a lavorare, qua e là, dice Rastelli, il suo punto di vista, di chi vede questi tutti i giorni, dice così voi non mi aiutate. Diciamo che almeno, ecco, nei confronti dei calciatori forse si può essere più comprensivi in questa fase. Sì, effettivamente, cioè, stanno dando andate tutto a lavorare i calciatori dopo questi sono consecutivi. Esatto, finiamo. Però, di scusate, ci avete fatto uno spoiler molto interessante su Rastelli. Io direi a questo punto di andarlo, sì, a sentire e poi lo commentiamo. Io penso che naturalmente da quando sono arrivato io abbiamo ricompattato l'ambiente. Si è trovato un minimo di serenità, nella speranza che la squadra potesse naturalmente fare dei risultati positivi col mio arrivo e con la speranza che naturalmente a gennaio si potesse intervenire per migliorarla. Nel momento in cui dal primo gennaio naturalmente nell'immaginario di tutti voi non sono arrivati subito 10 campioni, naturalmente è tornato tutto come inizio stagione. Io la leggo in questo modo. A me non infastidisce niente, Titti. A me dispiace che un gruppo di ragazzi che sta dando l'anima, va bene, stanno andando oltre, ripeto, perché li vedo tutti i giorni, vengono comunque etichettati in un certo modo. Mi dà fastidio solo questo. Sì, sì, ma io ti ripeto, l'ho detto ieri in conferenza, se ho accettato comunque di risedermi su questa panchina è perché ho avuto delle garanzie, è perché naturalmente sono tornato in un ambiente a me molto familiare dove riesco a ritrovare tutte quelle belle sensazioni e quelle motivazioni che mi permettono di fare al meglio il mio lavoro. Ho detto anche che, ma questo l'avevo detto già 2 mesi fa, il mercato di gennaio è un mercato difficilissimo, dove devi essere bravo non solo ad andare a scegliere naturalmente quei profili giusti, naturalmente per il tipo di situazione che serve a noi, devi avere l'ok del giocatore naturalmente a venire ad Avellino, quindi a scendere di categoria, e devi avere naturalmente l'ok della società di appartenenza. Quindi tutte queste componenti si devono sposarsi e quindi i tempi sono un po' più dilatati. Per questo chiedo naturalmente di starci sempre vicino, perché mancano ancora 15 giorni, in 15 giorni possono succedere tante cose, in questi 15 giorni, oltre naturalmente ai profili che abbiamo già individuato e che mi auguro settimana prossima possono essere già con noi, siamo pronti e aperti a qualsiasi soluzione, perché in un attimo porte che sembravano chiuse si sono aperte. Porte che si erano aperte si sono chiuse improvvisamente e non è detto che non si possa aprire qualche altra cosa che in questo momento stiamo pensando impossibile e che ci possa permettere di andare a prendere qualche altro elemento che ci possa far fare ancora di più il salto di qualità. Vabbè, diciamo che Gori dovrebbe arrivare domani, l'altro obiettivo è Marconi più di Gabelloni, questo lo dico io. Pensi che a Messina si potrebbe andare con Gori? Allora, io naturalmente non posso parlare di ufficialità, quindi naturalmente questa è una cosa che spetta alla società. Naturalmente ci sono delle situazioni, dei dettagli per quanto riguarda sia Gori e vediamo. Poi non arriva più niente. Stiamo lavorando, Titti. Ma l'ho sempre detto, l'alternativa è nel momento in cui ho a mercato chiuso la rosa completa di quelli che sono stati gli obiettivi raggiunti,
in base alle caratteristiche poi cerco di cucire il miglior vestito. Quindi andare adesso a, cioè non sono stato a dire alla società voglio giocare in questo modo, quindi dobbiamo prendere questi calciatori. Prendiamo giocatori di un certo livello che ci possono alzare naturalmente il livello di questa squadra, poi sta a me cercare di metterli nelle migliori condizioni come sistema di gioco. Francesco, prima di salutarti ti chiedo un parere su queste dichiarazioni di Rastelli, un po' ha giocato anche con i giornalisti sulla questione mercato, li ha ingolositi. Sì, bello il siparietto con l'occhiata verso l'addetto stampa, come a dire lo dico, non lo dico, vabbè, quindi diciamo che in questa settimana non arriverà un giocatore, ma arriveranno dei giocatori. Che fa parte delle logiche del mercato, c'è da attendere un pochino, ok, se una scossa arriva già in questa settimana, ragioniamo in questi termini. Abbiamo due partite prima della chiusura del mercato, in cui ci sarà ancora da inserire qualcosa, in cui si dovrà strutturare. È un tecnico di grande esperienza e grande personalità, è un tecnico che secondo me dobbiamo tenerci stretto per un progetto futuro su cui costruire Rastelli, anche comunque per lo spessore umano. Perché poi è facile trovare un tecnico che ti dia una scossa caratteriale, l'abbiamo conosciuto da vicino, faccio un nome a caso, Capuano, che poi nelle situazioni di crisi si esalta, ma quando magari c'è da strutturare un progetto vincente nel medio-lungo termine va più in difficoltà. Con Rastelli un progetto si può costruire assolutamente. Bisogna fidarsi di quelle che saranno le prossime due settimane e sperare in questo salto di qualità. Ne arriveranno pochi, ma dovranno essere giocatori che il salto di qualità ce lo consentiranno. Fa ben sperare quello che ha detto Rastelli? A me sì, speriamo che questo tasso qualitativo si alzi davvero. Grazie Francesco, grazie mille, buona serata a te, grazie per essere stato con noi. A voi, buona serata. Dobbiamo andare allo stadio perché mi sa che tra un po' vedremo spegnersi le luci del Partenio con Marco e sì, Titti chiusi dentro. Dobbiamo salutarvi perché è venuto Giuseppe Matarazza, ha detto che abbiamo fatto l'interruttore. Vabbè, penso che le parole di Rastelli sono state chiare, giusto quello che ha detto Francesco, giusto quello che hai detto tu, non c'è tanto spazio per equivoci, siamo abbastanza convinti che arriverà Gori. Marconi appunto, lui era quasi convinto di dirlo, poi non l'ha detto più guardando Alfonso da Cerno, poi ci ha sviato con Dionisi tutto è possibile. Però tutto io... è possibile, l'ha detto Dionisi, l'abbiamo detto noi. Sì, diciamo che sicuramente Marconi e Dionisi sono le sue prime scelte, non è Gabrielloni e non è Tunkara. Diciamo la sua prima scelta è questa, poi Tunkara ancora potrebbe E anche se le parole di Dionisi poi... secondo me stasera erano... sono da tenere d'occhio. È un out out, dai. Sì, sono bene. Da tenere d'occhio. Grazie mille a Marco e Titti dal Carmine, Partenio. Ciao Maria. Marco, buona serata. Ciao. Allora, noi andiamo a vedere gli highlights di questo Avellino Monopoli che ha lasciato più emozioni in avvio grazie al ricordo di tre tifosi del Lupo, sul campo invece sul finale qualche azione in più. Sì, sono venuti a mancare Bembo, Landolfi e Cesare Ventre, ricordati dai tifosi, i primi due, con la deposizione di fiori sotto la curva sud e ricordato anche Cesare Ventre in tribuna stampa. L'Avellino gioca con la maglia nera in segno di lutto, striscioni per ricordare appunto i tre scomparsi. Inizia la partita, è una sfida tra due squadre che vogliono vincerla per migliorare la loro posizione nella griglia playoff. Soprattutto il Monopoli vuole rientrare perché in questo momento, sia pure a sole due lunghezze dall'Avellino, è comunque dall'altra parte del tabellone. E a tratti sembra più incisiva la formazione ospite, che qui ci prova dalla distanza, mira imprecisa. In porta per l'Avellino c'è Marconi perché ha avuto un problema pane. Qui è il portiere ospite che vola Vettorel e va a deviare in calcio d'angolo un colpo di testa insidioso di Auriletto. Si alza Pancaro dalla panchina, prova a scuotere i suoi, e ancora l'Avellino con Maisto, palla in mezzo, il colpo di testa sul fondo, ci ha provato però mira imprecisa per Tito che si arrabbia.
anzi era di Gaudio. Qui vediamo il tiro sotto misura di Rolando che si libera bene per il mancino, la conclusione non trova lo specchio della porta. Ancora Rolando, questa volta dal versante di destra, che va a scaldare i pugni di Marconi con questa conclusione forte, ma proprio sul palo del portiere. Il successivo tiro si spegne sul fondo. Meglio in questa fase la formazione di Pancaro, ma l'Avellino vuole i tre punti e ci proverà nel secondo tempo, anche se non con la convinzione che avrebbero voluto i tifosi. Ancora pericoloso Starita sotto misura, il pallone termina sul fondo. Calcio di punizione per l'Avellino, va a calciare Russo col destro, Vettorel va a deviare il pallone sul palo, poi un flipper all'interno dell'area di rigore, ancora Lupi a caccia del pallone con Di Gaudio, poi il traversone di Tito, nel mezzo il colpo di testa di Gambale, ancora il portiere Vettorel va a smanacciare il pallone sulla montante. Avellino vicino al vantaggio, questa volta è sfortunata la formazione di Rastelli che colpisce il palo, forse una leggera deviazione del portiere sul cross di Tito, il colpo di testa di Gambale in controtempo, il portiere però se la cava, va a deviare il pallone sulla traversa. È un momento favorevole all'Avellino che prova a spingere e lo fa insistendo proprio su Gambale, che appoggia all'indietro per Tito, che libera il mancino ma non trova la porta. Palla che si alza sulla traversa, conclusione di sinistro di Fabio Tito che non è riuscito ad inquadrare il bersaglio. E adesso attacca sulla destra l'Avellino, ancora un cross in mezzo, libera a fatica la formazione ospite, Maestro dal limite va col mancino, palla alta. Le ha provate tutte il tecnico dei Lupi, inserendo anche forze fresche in mezzo al campo, però occhio al contropiede perché Starita qui ha una palla monumentale e a tu per tu con Marcone la spedisce sul fondo. Si divora il gol del vantaggio, la formazione ospite che ha poi un'altra chance con Rolando che controlla, va al tiro, mira imprecisa anche questa volta, pallone sul fondo. Ha graziato l'Avellino diverse volte, ma proprio per la mira imprecisa il Monopoli. Finisce qui, si chiude la contesa con il risultato ad occhiali 0-0 al Partenio tra Avellino e Monopoli. E fischi del pubblico. Fischi del pubblico, la contestazione è andata in scena, ve l'abbiamo ampiamente raccontata. Ecco il prossimo turno che si apre con la sfida tra Gelbison e Francavilla. Poi il 22 si gioca Messina-Avellino, Catanzaro-Cerignola, Foggia-Potenza, Giuliano-Latina, Monterosi, Crotone, Pescara, Viterbese, Turris, Picerno, Fidelis, Andria, Taranto. Chiude il programma il match tra Monopoli e Juve Stabia. Allora, domenica si va a Messina, si va per vincere perché dopo due pareggi quel che chiede la piazza è ovviamente vedere un risultato tondo e positivo, sperando ovviamente che in questa settimana si muova anche qualcosa sul fronte mercato. Noi ovviamente saremo qui a raccontarvelo, grazie mille Carmine. Grazie Maria, aspettando o sognando che arrivino i rinforzi, chissà, lo vedremo in questa settimana, però Rastelli ha detto una cosa, se non dovessero poi alla fine arrivare cercherò di cucire il miglior vestito a questo Avellino con il materiale che ho a disposizione. Fate voi i vostri commenti. Io ho visto, come dire, una leggera rettifica a quello che era stato detto ieri, ma è un parere personale. Ma vedremo, poi, Carmine. Poi vedremo dai fatti. Alla fine tutto si giudicherà alla fine. Grazie mille per averci seguito, restate su Sport Channel. Buonasera.